Secondo la legge, cos'è che non si può scrivere su un cartellone? Immagino che non si possano scrivere cose diffamatorie e nemmeno cazzo, fica o pisciare. Ah, no. Tutto a posto, allora. Lei deve essere la madre di Angela Hayes. Esatto. Sono la madre di Angela Hayes. Mildred Hayes, perché ha messo questi cartelloni? Mia figlia Angela è stata ammazzata 7 mesi fa. La polizia è troppo impegnata a torturare la gente di colore per risolvere un crimine vero. Che diavolo è? Dixon, è Pasqua, sono a cena con la mia famiglia, cazzo. Scusate. Lo so, capo, ma abbiamo un problemino. Sunshine, beating on a good time. Farei qualunque cosa per prendere l'assassino di tua figlia. Quei cartelloni sono scorretti nei miei confronti. Nel tempo che ci hai messo per venire qui a frignare come una femminuccia, Willoughby, potrebbero aver massacrato un'altra poveretta. Abbiamo ricevuto 2 denunce per quei cartelloni. Da parte di chi? Una signora con l'occhio strano. Una signora con un cazzo di occhio strano. E un dentista ciccione. Willoughby ha molti buoni amici in questa città, signora. Non è che per caso hai fatto un buchettino col trapano al dentista? Certo che no. Eh? Ho detto certo che no. Mi dispiace per Angela, ma la città è contraria a questi cartelloni. Chi ha lanciato la lattina? Quale lattina? Tu lo sai, tesoro. Non mollare. Ehi, Finocchio! Cosa? Non devi dire cosa, Dixon, quando quella ti chiama Finocchio. Più tieni un caso sotto i riflettori, più probabilità hai di risolverlo. Sai, se tu non avessi smesso di venire in chiesa, avresti un po' più di comprensione per i sentimenti degli altri. Tutta questa rabbia genera solamente più rabbia. 3, 2, 1... Per quanto i cartelloni siano un triste spettacolo... Personalmente spero che questo ponga fine alla strana saga dei 3 cartelloni alle porte di Ebbing. Non finisce proprio un cazzo, brutta ritardata. Questo è solo l'inizio. Manda in onda questo, stronza, sulla tua trasmissione di merda. Buongiorno, Missouri.